Sono sul terrazzo di casa mia perché sono circa le mezzanotte e un quarto e verso il mare si sta scatenando un bel temporale. Sono parecchi lampi e quindi ho approfittato per provare a fare un po' di foto ai lampi. Ho montato il cavalletto, ovviamente ho la macchina e un grandangolo e ora voglio un po' darvi due, diciamo, indicazioni su come si scatta quando ci sono i fulmini. Allora, partiamo prima di tutto con che programma si lavora. Tendenzialmente io consiglio di lavorare in questo caso col programma M, cioè scegliamo il tempo, il diaframma e il ISO. Perché? Perché è una situazione dove si passa dal completo buio a molto illuminato nel momento che casca il lampo. Che tempo di scatto ci vuole per fare i lampi? Questa è la domanda che mi viene fatta più spesso nei corsi. Bene, ditemi voi, secondo voi qual è il tempo giusto? Un tempo veloce o un tempo lento? Se volete indovinare e quindi non volete sapere subito la risposta, premete pausa nel video. Altrimenti la risposta è un tempo lungo. Perché? Perché, diciamo, impossibile con un tempo di, per esempio, un centesimo, cinque centesimo, addirittura di un millesimo bloccare, diciamo, fare in modo che il fulmine caschi all'interno della foto. Si possono provare probabilmente a scattare migliaia di foto, ma non si riesce mai a inserire precisamente il fulmine all'interno della foto. Usando invece tempi lunghi come 2, 3, anche 10 secondi, come nel mio caso, c'è più probabilità che in quel lasso di tempo lì il fulmine cada dentro, diciamo, durante la nostra foto e quindi venga poi nella nostra foto. Ovviamente cosa succede? Si scatta a ripetizione, quindi si scatta, quando è finito lo scatto si ripreme, poi si ripreme. Nell'arco di un'oretta o due durante un temporale si possono scattare centinaia di foto, ma vedrete che ce ne saranno 2, 3, anche di più, molto molto belle. Un'altra piccola regola importante: non so se sentite il rumore della mia macchina al momento dello scatto, bisogna mettere la macchina in autoscatto, ma ancora più importante per evitare vibrazioni perché stanno usando tempi lunghi è spengere la stabilizzazione dell'obiettivo se ce l'avete, perché se è accesa la macchina crede, diciamo, di non essere sul cavalletto ma di essere, diciamo, in mano al fotografo. La stabilizzazione in questo caso sul cavalletto e tempi lunghi crea vibrazione. E poi altra cosa importante è alzare lo specchio, cioè se avete una reflex. Il problema è solo per le reflex. Se avete una reflex, alzare lo specchio vuol dire fare in modo che prima che parta la foto si alzi lo specchio che vi permette di vedere all'interno del mirino e poi parta la foto. In questo modo si evita che lo specchio, nel momento che si muove, crea vibrazioni e queste vibrazioni si ripercuotono poi nella foto. Quindi si alza lo specchio, come in questo caso, per due secondi prima della foto, e poi dopo 2 secondi parte la foto, che dura poi in questo mio caso 10 secondi. Se non avete nelle opzioni la possibilità di alzare lo specchio, potete tranquillamente accendere Live View. Accendendo Live View automaticamente si alza lo specchio e quindi dopo poi potete scattare con l'autoscatto a 2 secondi, giusto per non stare a aspettare un tempo lungo di 10 secondi, e scattare a ripetizione. Nelle vostre tante foto, nel momento che cascherà il fulmine all'interno della vostra foto, avrete ottenuto la vostra foto ai fulmini.
Che tempi usare, che diaframma e che ISO? Non servono obiettivi luminosissimi come ad esempio per le stelle. Tempi di scatto possono andare dai 2, 3, anche 10 secondi, a seconda appunto dell'intensità dei lampi. Se sono molto molto frequenti possiamo usare anche scatti di 2-3 secondi, quindi in minor tempo riuscire a fare più foto, quindi più probabilità di diciamo, avere foto con i fulmini dentro. L'ISO e il diaframma, cercate di stare a ISO più bassi possibili. Perché? Perché tempi lunghi e ISO alti creano un rumore enorme. Quindi, diciamo, la cosa che si fa è fare una prima foto, per esempio, se siete in notte piena come sono ora io, fate una foto più o meno a 3-4 secondi con un diaframma, per esempio, 5-6, che è lo standard che hanno tutti gli obiettivi, e provate a mettere 500 ISO. Fate una foto senza che caschi il fulmine e vedete se avete nel vostro scenario anche sotto una città o un paesaggio. Bene, quel paesaggio si deve vedere ma leggero. La foto deve essere molto sottoesposta, perché quando poi ci sarà il fulmine all'interno della foto, il fulmine non solo illuminerà il cielo, ma illuminerà anche il paesaggio sottostante. Dopo un po' di foto e un po' di fulmini che vi entrano nella foto, vi rendete conto se la foto sono ancora sotto esposte o sono troppo luminose, quindi sovraesposte, e andrete a regolare diciamo, gli ISO o il diaframma a vostro, diciamo, a vostro piacimento. Questa sera il temporale è molto molto lontano da me, quindi addirittura non sento i tuoni dei lampi, quindi è veramente molto molto lontano. Probabilmente io sto guardando in direzione più o meno La Spezia, insomma verso il mare, e probabilmente il temporale è in mezzo al mare. In questo caso, essendo molto molto lontano, i fulmini, diciamo i lampi, non creano una luminosità enorme, soprattutto nel paesaggio sottostante. Quindi, purtroppo, essendo lontani, c'è bisogno di tenere l'ISO un pochino alto. In questo caso sono a 600 ISO, ho un diaframma 4 e tempo di scatto di 10 secondi. Dipende un po' dalle serate. Se siete, diciamo, invece in vicinanza del temporale, quindi sentite anche sentite i tuoni, probabilmente vi basteranno tempi di scatto più veloci, ISO più bassi, e quindi otterrete anche delle foto un pochino più pulite a livello di rumore, e più belle e più facili poi da ritoccare. Parlando di messa a fuoco, diventa molto molto complicata la messa a fuoco in situazioni di notte completa. Allora, verrebbe da pensare di mettere la messa a fuoco all'infinito, quindi girare tutta la ghiera, diciamo, fino a fine corsa verso l'infinito, ma in realtà se si fa così, il cielo, lo sfondo, realmente, diciamo, la parte più lontana che vediamo viene sfocata. Bisogna tornare un pochino indietro e diciamo, in base a questo, anche alla focale, ovviamente se avete un grandangolo è più facile avere tutto a fuoco. Se avete uno zoom in 200-300 mm, perché volete prendere una piccola parte del temporale, quindi fare un primo piano del fulmine, diciamo, sarà un pochino più complicato mettere a fuoco, ma di sicuro non dovrete mettere a fuoco proprio all'infinito, un pochino prima, ok? Questa cosa la fate accendendo il live view, alzando gli ISO tantissimi, anche al massimo, avrete tantissimo rumore, ma avrete la possibilità, mentre passeranno i fulmini o se avrete inquadrata diciamo anche una porzione di città o terreno sotto nella vostra foto, nella parte bassa della vostra foto, avrete la possibilità in quel modo di mettere un pochino a fuoco, ok? Quindi con il live view riuscirete a capire più o meno come sarà a fuoco. Poi ovviamente andate un pochino a prove, i temporali normalmente durano un bel po', quindi fate delle prove, e mano a mano che nelle vostre foto vi appare un fulmine, andate un attimo a ingrandire, vedete se realmente è a fuoco, e quindi aggiustate un po' la messa a fuoco.
ovviamente è un tipo di fotografia che richiede molta pazienza, ma come tutta la fotografia paesaggistica, il bello è proprio lì, avere pazienza e quindi avere anche il tempo di godersi la foto, di stare lì a guardare il paesaggio e avere tutto il tempo per godersi anche il mutamento del paesaggio, al cambiamento della luce, in questo caso al cambiamento del temporale che si sposta. Mi raccomando, è molto molto importante, se avete un obiettivo con la stabilizzazione, spingere la stabilizzazione. Mi capita spessissimo che mi scrivete, mi mandate le foto e mi dite: Paolo, ho un problema all'obiettivo, quando faccio le foto con i tempi lunghi mi vengono sempre mosse e non mi mette a fuoco, ho un problema con l'obiettivo. 9 volte su 10 il problema sono due: la stabilizzazione accesa che crea nelle lunghe esposizioni sul cavalletto movimento e il non aver impostato l'autoscatto e lo specchio alzato. Queste sono piccole cose che non sembra, ma creano il micromosso nelle foto.